andiamo un po' nel futuro, andiamo un po' nel 2010. Ovviamente noi stiamo registrando e in queste settimane c'è stato un annuncio abbastanza interessante che potrebbe spostare un po' l'ago della bilancia del prossimo anno automobilistico. Cioè si è detto che gli incentivi stanno servendo per vari motivi. Poi credo che Messo Imparato ci potrà dire perché servono all'automobile, visto da un manager dell'automobile. Però pare che il nostro governo voglia ridurre questo tipo di incentivi, mentre in altri paesi, vedi Francia, vedi Spagna, dove c'era una crisi del mercato forte, li stanno, non dico raddoppiando perché non è così, ma hanno deciso di riproporli in modo forte. Perché l'Italia potrebbe aver scelto di ridurli quando sappiamo bene che è controproducente? Direi che la prima cosa che devo dire per lo Stato italiano e per gli italiani è che l'ecoincentivo 2009 ha salvato il mercato dell'automobile. Direi, di questo punto di vista, grazie. Molto, molto semplicemente, l'ha salvato. L'ha salvato. Ha salvato il mercato, ha salvato i fornitori, ha salvato le rete di distribuzione. Vuol dire per noi che non siamo costruttori nazionali, l'insieme delle costruttore non nazionali, posso dire, 100.000 persone. Non è un scherzo. E alla fine ha fatto risparmiare un 8 grammi in media di CO2 al mercato. Comunque, di questo punto di vista, molto bene. Perché abbiamo bisogno, secondo me, di un soft landing sul 2010? Direi, andare a ridurre un po', ok, rottura, per favore, no. Perché i danni possono essere immensi, il mercato non è ripartito, vedete tutti quanti che l'economia non è ripartita alla grande, entro un anno, entro due anni, quando avremo anche delle proposte di tipo alternativo completo e vere, di tipo ibrido, di tipo elettrico, darà un qualcosa in più al mercato. In questi tempi penso che dobbiamo prendere il tempo di fare questo soft landing per non essere in un scenario di rottura totale che avrebbe una conseguenza enorme di costi di dimensionamento anche, certo, delle reti commerciali. Beh sì, vuol dire che si potrebbero perdere un po' di posti di lavoro, come si dice molto semplicemente. Per essere chiaro, penso che 2010 con un ecoincentivo ben fatto si gioca 1.9 milioni, 2 milioni, senza si gioca 1.6 milioni. Beh, vuol dire tornare a un mercato di 12-15 anni fa più o meno? Assolutamente. All'incirca. Beh, insomma, restiamo nel futuro, pensiamo in, come dicono gli americani, un po' più positivo. Il futuro di Citroën è questa C3 lanciata in questo periodo, per cui avrà la sua esplosione anche di completamento di gamma nel 2010, ma ci sarà questo ritorno bellissimo alla DS come logo e come idea, ma poi ci si avvicinerà a quello che è il futuro delle ibride, e per Citroën sarà un ibrido diesel ed elettrico o anche le elettriche. Questi scenari cambieranno veramente il mercato, come le dicevo? Secondo me sì. È come quando il full screen o il plasma, certo, è entrato nel mercato. Assolutamente lo stesso scenario, secondo me. Però noi non vogliamo scegliere una strada definitiva tra ibrido e elettrico. Comunque, da quest'anno 2010 metteremo sul mercato una proposta elettrica che si chiama C0. Si chiama C0 perché? Non per fare il balletto, se mi posso permettere, in italiano. Perché C0 per me è coerente con C1, C3, DS3, vuol dire che farà parte integrante della gamma. Certo. Non è un puffo blu, che si chiama così per fare marketing. Sarà un'offerta di una vera vettura. Vera, un'offerta vera, concreta. Uno. Secondo, dopo l'ibrido, ben fatto, con il DS5, evidentemente che lanceremo entro due anni. Certo. E secondo me questo ti dà un jump nel mercato entro due anni, di tipo della rivoluzione che abbiamo vissuto quando abbiamo visto entrare il plasma nel mercato TV, per esempio. Il concetto di rivoluzione però non ha o può aver condizionato in questi anni il mercato, cioè tanti hanno annunciato rivoluzioni che poi hanno avuto dei ritardi, delle idee. Voi siete stati molto chiari, ci sono stati altri costruttori che sono stati un po' meno chiari, ah sì, avremo l'ibrido,
Il mercato magari si è anche ritardato o ha avuto questi impuntamenti perché tanti stanno aspettando delle proposte che poi sono arrivate più tardi? Sì, e soprattutto perché la tecnologia non era pronta. Per fare dell'elettrico devi avere delle batterie, uno, con un livello di autonomia umano, nel senso sotto 120 km non si parla di niente. Certo. Allora, non abbiamo voluto annunciare che da 3 anni che facciamo l'elettrico, l'abbiamo fatto da 15 anni l'elettrico con la Saxo elettrica che abbiamo venduto in Francia, però dopo non era pronto. Allora, l'idea mia è dire, arrivo da te, se mi posso permettere, con un'offerta che sarà un'offerta completa, che posso passare per esempio in TV dicendo vieni da me da provare l'elettrico domani mattina con un business model che sia a posto, nel senso che qualcuno, cliente mio della C3, della C3 Picasso, del C4 Picasso, possa comprare. Certo. Senza mettersi 30 anni di mutuo sulle spalle, capito? C'è qualcosa di logico. Un qualcosa di logico, un business model che funziona. Se abbiamo questo, entriamo sul mercato e lo avremo alla fine del 2010. Beh, credo che una conclusione migliore non ci possa essere. Presente, un po' di passato, un po' di futuro, con questa grande visione che è C3, non mi resta che ringraziare, come amo chiamarlo, mi sono imparato perché è un francese ma ormai è entrato nella logica del nostro mercato italiano, aggressivissimo e soprattutto aggressivo con tutta la sua squadra, e noi naturalmente continuiamo con la nostra trasmissione. Grazie.